Al principe Andrea piaceva che i suoi orsacchiotti fossero rimessi a posto e si sarebbe arrabbiato con il suo staff se ciò non fosse stato fatto. Il principe Andrea aveva una collezione di diverse dozzine di peluche che dovevano essere meticolosamente collocati sul suo letto dal personale di Buckingham Palace per evitare abuso, ha affermato un ex ufficiale della protezione reale. Il duca di York, 62 anni, non è più un membro attivo dello studio, essendo stato privato dei suoi titoli militari e dell'uso del suo titolo di Sua Altezza Reale all'inizio di quest'anno dalla regina. Ma l'ex ufficiale della protezione reale Paul Page, parlando con l'UNILAD, ha descritto la sua esperienza a palazzo svolgendo operazioni di sicurezza per il duca. Il signor Page ha affermato in un'occasione di essere entrato nella camera da letto del principe Andrej e di aver visto 72 orsacchiotti di peluche sul letto del duca di York. Ha ricordato una carta laminata, con l'immagine del letto, con tanto di scaletta di orsacchiotti. Che gli è stata poi mostrata da un collega durante un controllo d'allarme per gli appartamenti reali. La tessera rimarrebbe in un armadietto vicino al letto, secondo il collega del signor Page, in modo che le cameriere possano rimetterli esattamente come in quella foto, ha poi affermato, se non lo fanno, grida e urla. Il signor Page ha detto di aver servito come ufficiale di protezione reale tra il 1998 e il 2004, con sede a Buckingham Palace. Punto. I reali più anziani nel suo mandato erano la defunta regina Elisabetta II, suo marito, il principe Filippo e il duca di York. Il signor Page ha raccontato la sua prima impressione del principe Andrea come molto odioso e un individuo arrabbiato.